Amiche della fioraia, buongiorno. Io oggi, buongiorno, insomma, proprio modo di dire, la giornata è abbastanza uggiosa, quindi io mi sono consolata con questa foresta di uova, dove appunto mi sento molto a mio agio perché ho preparato delle uova rivestite di tessuto che chiedono solamente di essere lavorate. Allora, siccome so che la parte, diciamo così, tra virgolette, un po' più insidiosa, un po' più fastidiosa, è quella del rivestimento dell'uovo, magari facendo le pence, eccetera, eccetera, io ho preparato per voi queste quattro tonalità di colori. Quindi ho preparato questi quattro campioni che appunto sono pezzi unici, ciascuno appunto col suo colore, la sua caratteristica, eccetera. Quindi non possono essere replicati. È rimasto un solo uovo praticamente ancora da rivestire, che è ancora a disposizione. E questi vengono venduti così, semplici, con la loro base, chiaramente rivestita anche la base, poi in base alle tonalità dei colori che a voi piacciono, noi la lavoriamo, non ci sono problemi. Questa proposta l'ho fatta perché, come vi volevo appunto anche mostrare, con una serie di colori vivaci così si può appunto cambiare diciamo così, l'atmosfera della nostra Pasqua. Per esempio, questo è un uovo abbastanza soft, diciamo così, come rivestimento, però io per lui ho pensato a dei colori molto, molto vivaci, che appunto lo possano ravvivare. Adesso appunto faccio solamente una cosa così molto easy e molto veloce. Io so che voi mi capite e capite di che cosa stiamo parlando. È possibile poi chiaramente utilizzare a vostra, cioè se voi me lo chiedete, i tessuti, avere con un pezzo di tessuto del rivestimento, far anche il discorso appunto di qualche particolare appunto lavorato doppiato, cosa che abbiamo visto poi tante volte, abbiamo fatto tante volte insieme il fatto di doppiare i tessuti. Quindi io vi do l'uovo, voi poi vi sbizzarrite a creare delle situazioni. Questo è un uovo che io ho fatto già preparato, nel senso già vi ho fatto vedere come potrebbe poi venire un uovo bello, bello ricco. In realtà ho solo appoggiato i fiori, quindi è in vendita anche la base dell'uovo a righe Bordeaux. Non sono in vendita sul sito perché, essendo pezzi unici, li dovete richiedere attraverso come si dice, Messenger, diciamo, attraverso i messaggi di Facebook. Vi dicevo che questo è comunque in vendita perché appunto cioè, il tutto è solamente appoggiato, è solamente dimostrativo. Vi vado a presentare anche questo che secondo me ha un materiale, un tessuto stupendo perché appunto ha un fondo, diciamo, ocra con delle lavorazioni appunto sui rosa, gli aranci, eccetera, eccetera. Anche qui abbiamo preparato dei papaveri. No, questo ho sbagliato, fantasia, quella fantasia di quell'altro, non importa. Comunque, appunto, anche qui vedete con l'arancio, ma anche con il rosa, perché qui c'è appunto anche il rosa, con diciamo accostamenti anche azzardati, si riempie appunto di vivacità anche questo uovo. Io lavoro sempre come base, come appunto potete vedere, con questi rami, che sono i rami che io ho preparato con le sagome del tripudio. Vi ho già fatto vedere in altre occasioni come questi rami siano appunto assolutamente versatili. Quando voi li preparate e li animate come vi piace, nella preparazione appunto del vostro uovo, ecco, dopo sopra potete lavorare con tutti quanti i fiori. Questi li puntate appunto con gli spilli provvisoriamente. Io anzi faccio proprio un lavoro di questo tipo qua. Faccio una rotazione così, ci metto innanzitutto degli spilli che dopo restano perché dopo io non li tolgo più, vado, cioè giusto per puntarmi il rampicante, diciamo, che è quello che sta alla base. Uno lo metto così,
un altro lo metto appunto nell'altro senso. Adesso, per carità, qua si va parlando di uova gigantesche, lo potete fare benissimo anche su uova molto più piccole, insomma. Ecco, quindi a proposito di uova gigantesche, volevo appunto darvi un'idea anche della grandezza di queste uova. Queste uova sono alte senza il supporto 40 centimetri dalla base, quindi col supporto guadagneranno altri 3-4 centimetri e hanno una circonferenza di 90 centimetri. Quindi voi vedeteli come delle uova importanti. Sono uova artigianali che un artigiano che lavora al polistirolo ha preparato per me proprio sul mio disegno. Quindi insomma, in pratica sono pezzi assolutamente unici in tutti i sensi. Qui c'è il nostro uovo con questo rivestimento a fiori, che è sempre un classico appunto del nostro repertorio, perché appunto vedete con le sue rose a fiori come appunto sì, guadagna ecco, poi ci sono, altri fiori che è possibile mettere. Io preparo tutto così, vi faccio vedere in maniera veloce, provvisoria, ecco, in modo che non lavoro le uova perché non diventino appunto troppo impegnative poi come costi. Se a voi piace l'idea di poterlo fare voi con i vostri, le vostre creazioni, tanto meglio, mi risparmiate una fatica. Ecco, vabbè, insomma, dai. Adesso questa è una battuta, io sapete che amo tantissimo questo lavoro e cioè, devo dire che già vederle così, insomma, queste uova proprio mi danno un'emozione, insomma, io devo dire che proprio mi fanno scalpitare perché avrei voglia di attaccarci sopra un sacco di cose, ma io adesso come adesso sono tutta già col mio pensiero verso la Fiera di Bergamo. E quindi ho detto, guarda, le uova le regalo alle mie, regalo, insomma, le do le mie, regalo l'idea alle mie signore in modo che possano lavorarle, prepararle a seconda dei loro gusti. Con questo vi saluto e ci vediamo presto alla prossima diretta. Arrivederci, baci.